Terzo episodio delle cose più deliranti sbloccabili nei videogiochi, o che si sbloccano automaticamente, non per forza da trovare come easter egg segreti, però basta che siano totalmente folli. Oggi vediamo le follie nei giochi Nintendo. Benvenuti su WatchMojo Italia per un'altra top 10 di unlockables più assurdi trovabili nei giochi del colosso. Ma prima di cominciare, gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina negli avvisi, perché no, per rimanere sempre aggiornati. È bello rimanere sempre aggiornati. Su cosa? Scopritelo. Fate un salto sul mio profilo Instagram, perché? Scopritelo. Non vi piace? Rimaneteci lo stesso, se no vi mozzo le mani. È la numero 10, Rob il robottino in Mario Kart DS e Super Smash Bros. Rob, che stava tecnicamente per Robotic Operating Buddy, il tuo robotico amico operativo, ma che in realtà stava più per rottame oltraggioso bastardo per aver fregato i soldi di chi l'aveva comprati. In realtà è una comparsa ormai ben nota nei giochi che ho sopracitato, però potresti chiederti: ma chi minchia è Robby? In effetti molti non lo conoscono, perché era sto coso periferica che in teoria uscì per il NES e doveva aumentare l'esperienza videoludica. Al massimo aumentava la follia omicida dell'utente in addirittura ben due titoli, pensati, Celeberrime Stack Up e Iron Might, in cui lui afferrava oggetti attraverso segnali flash lanciati dallo schermo del tubo catodico con il quale funzionava, e basta, solo tubo catodico. Insomma, faceva cacare. E in suo onore, proprio per questo, finì in due giochi come contenuto esclusivo segreto. È la numero 9, il turbo delfinottero in Wave Race 64. C'è gente che pensa che i giochi di corsa della Nintendo siano soltanto quelli di Mario. E ha ragione, perché non ho mai sentito nessuno dopo il 2000 dire: ehi, facciamoci una partitina Wave Race 64. In realtà non ho mai sentito nessuno dire questo anche prima del 2000. Io però, che nella mia giovinezza ho sempre giocato ai giochi più sfigati, in effetti non so perché. Molte console, per esempio, non l'ho mai avute, giocavo a delle robe pessime emulate sul computer, e che non conosceva nessuno, ovviamente, quelli che giocavo. Beh, questo ne ho abusato di Wave Race 64 da un mio amico, che penso per il Nintendo 64 avesse tipo l'intero catalogo. C'è anche giochi non usciti in Italia, ma manco pubblicati in Giappone direttamente, ed era figo. Risposta della moto avanti 10 anni rispetto all'epoca. Se facevi un po' di trick poi nel parco, tra l'altro erano divertentissimi da pilotare, li facevi in modalità stunt, riuscivi a sbloccare poi nella modalità invece quella corsa ufficiale il delfino col turbo. Era il momento storico in cui Free Willy era stato appena friato, i cetacei, che tendenzialmente stanno simpatici, ma negli anni 90 stavano veramente tanto simpatici, quindi era il sogno di ogni bambino avere al posto che una moto d'acqua un delfino a acqua. E alla numero 8, Odd Job in GoldenEye 007, personaggio basato sullo sgherro asiatico di Goldfinger nell'omonimo film, cioè omonimo in realtà no, però insomma quello, fu addirittura bannato, pensate, dalle competizioni ufficiali come i mondiali di 007. Se ora vi state chiedendo: scusa Harry, ma ci perculi per caso? Non esistono i mondiali di James Bond. Forse non avete capito che viviamo in un mondo totalmente delirante. Esistono e come i mondiali di James Bond? Li fanno ancora, e Odd Job non si può prendere a distanza di 25 anni e passa perché inspiegabilmente l'aveva hanno fatto alto mezzo metro, quindi dopo averlo sbloccato ti ritrovavi a correre con gli altri che non ti beccavano perché eri un bersaglio impossibile, e te invece che crivellavi cattivi direttamente alle palle per buona misura. Un vero capolavoro dell'OP. E alla numero 7, le fatine radiose in Hyrule Warriors Age of Calamity. Le fatine, o meglio le fatone, perché sono ste donnone curvi abbastanza affascinanti, vestite da dee greche, pronte però per una pole dance, parrebbe mezze umane mezza infiorescenze di piante carnivore giganti semoventi assassine. Ma dico, nessun problema, cioè ognuno i suoi fetish. Capisco che le piante carnivore possano stimolare certi istinti. Insomma, sono alcuni tra i personaggi più deliranti degli Zelda. E il fatto che si possano usare anche in coppia, basta pestarle tutte e quattro le sorellone, quindi le sblocchi tutte e quattro in una, però ogni mossa e ogni combo cambia d'aspetto. Non so bene che cosa mi stia a significare, però lo puoi fare ed è bellissimo. E alla numero 5, Samus senza armatura in Metroid. Nessuno ai tempi se lo aspettava, tutti avevano passato i pomeriggi a giocarci dicendo: guarda che proda il mio eroe. Alla fine però, con la rivelazione finale, capivano che era un guarda che proda la mia eroe, invece eroina Samus, che all'epoca infatti andò un po' contro tutto lo stereotipo della tanto ai giochi ci giocano soltanto i maschietti e solo maschietti saranno i protagonisti dei suddetti, o comunque astronavi, mostri, cose assessuate, ma di sicuro non esseri umani e femmina. E invece saltava fuori il contrario. Endgame si poteva dunque rigiocare o inserire la celeberrima Justin Bailey password, che potete trovare tranquillamente su internet se volete giocare al primo Metroid, per usarla senza tuta e quindi sessualizzarla, oggettificare. No, aspetta un attimo, non era quell'obiettivo. (Ride)
E alla numero 4, Link che combatte con un'arma invero temibile in Soul Calibur 2. Nella vostra vita avete sempre avuto due eroi? Link e Giacomino Pigliamosche di Pokémon Rosso? Non chiedete oltre. Link tendenzialmente come combattente era sbroccatissimo in questo gioco del suo perché aveva tutti attacchi melee, poi il range con l'arco ti lanciava addosso anche delle bombe, era un fottuto carro armato vestito da elfo di Babbo Natale dei miei coglioni, ma come ogni personaggio dei Calibur che si rispetti aveva anche un'arma inutile che non faceva danni per il semplice motivo che, perché sì, era divertente. Ed era un retino da farfalline. Così. Che tra l'altro era anche una citazione al fatto che in uno Zelda lo usasse per difendersi e era una cosa assolutamente senza senso. Alla numero 3, giocare a piedi in Star Fox 64 in un gioco che è solo all'interno di astronavi. Non mi sembra molto comodo caricare di corsa contro un veicolo volante che spara raggi laser, ma volendo si può fare di tutto. Bisognava guadagnare una medaglia per ogni missione del single player, poi una medaglia modalità esperto su Venom. Solo allora si sbloccava la possibilità di confutare la tesi dei fan sul fatto che Fox e amici fossero in realtà tutti quanti amputati dal petto in giù per poter entrare in quel navi. No, in realtà hanno delle gambe, ti possono anche far diventare il gioco una specie di Quake mezzo arena in multiplayer. La numero 2, l'astronave di Fox McCloud, però in Bayonetta 2. Chiaramente in realtà è tutta una scusa per arrivare a ben altre conclusioni. Bayonetta, diciamo che nei suoi giochi si veste in un modo pensato appositamente per far vendere più copie, ecco, mettiamola così, anche più amiibo, perché si potevano sbloccare altre skin di Bayonetta con i codici dei pupazzetti Nintendo che compravi. L'amiibo di Fox McCloud ti vestiva Bayonetta con la tutina attillata di Fox, due Arwing sulle sue mani, cioè Arwing era la nave di McCloud, e una bella coda da volpino. Neanche vi sto a dire che le code da volpino su una come Bayonetta vendono molte più copie, maialozzi furri che non siete altro, ma sappiate che quando avete pensato a Bayonetta con la coda da volpino, in realtà nella vostra testa stavate anche pensando a Fox McCloud vestito in tuta di latex attillata. Non si scappa. E alla numero 1, la macchina volante in Star Wars Rogue Squadron, una Buick Electra del 65 per la precisione, che sta al primo posto perché è una delle cose più immotivate oltre che deliranti di sempre. Cioè non è come sblocchi tipo un carro armato in GTA, ci sfondi tutti perché gli altri hanno solo macchine, dici beh divertente, no, qui gli altri hanno astronavi fichissime e tu sblocchi una macchina. Ma io che cazzo lo compro a fare Star Wars, perdonatemi, secondo, cioè capisco che voli e spari laser dai fanali anteriori, va bene, ma qual è la cosa speciale? Nel senso, tanto valeva che mi facevi sbloccare un delfino, to, a quel punto, se sia un delfino che sparavi laser capisco allora a quel punto l'originalità anche in un mondo di astronavi, ma cioè è un gioco ambientato nel futuro e tu mi sblocchi una macchina. E tra l'altro era una cacata di gioco veramente clamorosa, ragazzi. Ho ancora gli incubi. Ecco, questo era uno dei giochi sfigati a cui ho giocato nella mia giovinezza. La missione di Naboo con quei veicoli quadrati sembrava un boh. I seguiti non sono male. Tra l'altro su Steam ho visto che c'è un'offerta mega bundle gigante a tipo 5 euro. L'ho comprati tutti l'altro giorno. Veramente, alcuni sono molto molto ben fatti. Alla lunga stufano perché sei sempre tu che stai dentro un X-Wing a sparare qualunque cosa. Ma magari vi va di provarli.